Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Linea Diretta su Teletruria, le migliori risposte alle vostre domande. Siamo ancora oggi qui con un ospite a parlare di medicina, siamo con il dottor Alessandro Giustini. Buongiorno a Dottor tutti. Giustini, benvenuto a Linea Diretta. Prima di cominciare a parlare con il nostro ospite, io vi ricordo il numero in sovraimpressione che vedete con cui potete chiamare la regia che poi ci passerà le vostre telefonate e io mi premurrò insieme a voi di portare le vostre curiosità, le vostre domande, i vostri dubbi al dottor Giustini, oppure potete scriverci una mail e le leggeremo in diretta e cercheremo di rispondere e risolvere i vostri problemi. Dottor Giustini, siamo oggi qui a parlare di medicina e di riabilitazione. Quanto è importante la riabilitazione? Qualche volta non viene compreso fino in fondo il vostro ruolo. Sì, questo è vero, ma è un frutto anche dell'evoluzione storica. In fondo la medicina ha avuto un grande sviluppo negli ultimi decenni dello scorso secolo, cominciando a confrontarsi con le malattie croniche e cronicamente evolutive. Le radici precedenti erano le malattie, i traumi, gli infortuni e le malattie infettive. In tutti questi settori più antichi, più tradizionali, si poteva benissimo usare il termine guarire. Con le malattie croniche, muscolari, ossee, del sistema nervoso, di tutti gli organismi, il verbo guarire comincia a essere desueto o assolutamente improprio. Quindi si parla invece di recuperare e quindi riabilitare. E la crescita della riabilitazione è legata a questo sviluppo della medicina. È chiaro che è un po' difficile per tutti i colleghi, per primi, ma anche i mezzi di informazione, capire che la riabilitazione è elemento essenziale della cura, perché curare senza preoccuparsi di farlo tornare o farla tornare quella persona al massimo, al livello migliore delle funzioni di cammino, di linguaggio, di autonomia personale, forse la cura è inutile. Ho detto una cosa un po' eccessiva, ma per Un po' rendere forte, però l'idea. rende l'idea. Però rende l'idea perché bisogna curare, anzi prima bisogna salvare la vita, poi bisogna curare e poi bisogna anche preoccuparsi del fatto che questa cura ottenga una vita di qualità e di autonomia la migliore possibile con la riabilitazione. L'evolversi della società, una maggiore consapevolezza anche del malato, del paziente, ha influito sul percorso della riabilitazione? Moltissimo, perché di questo ragionamento che abbiamo fatto precedentemente, i primi a rendersene conto sono proprio i pazienti, le persone che vanno dal medico, vanno dallo specialista, ottengono una diagnosi, ottengono un trattamento farmacologico o chirurgico e poi cominciano a domandare: ma io come starò? Cosa potrò fare? Potrò fare una vita come facevo prima? Perché loro per primi si pongono questa domanda, ci tengono, vorrebbero raggiungere quello e quindi vengono a cercare, diciamo così, fra virgolette, l'attività riabilitativa, talvolta anche prima che il loro medico curante gliela suggerisca o gliela indichi, perché vogliono ottenere una qualità di vita e di autonomia, talvolta perfino eccessiva rispetto alle patologie che hanno e ai problemi che hanno, però è legittimo che sperino in un livello di vita buono. Allora, dottore, intanto che parlavamo sono arrivate le prime due email. Allora, la prima è di una signora da Foiano, vabbè, il nome non è importante, che accusa dolori alla testa, al collo, alle spalle e si sente molto irrigidita e la situazione sta peggiorando. Dice che ha avuto un tamponamento in auto circa 4 mesi fa, che sembrava senza conseguenze. Ha fatto una cura di farmaci senza risultato. Che cosa potrebbe fare? Questa è proprio una richiesta di essere, diciamo, recuperata nelle funzioni, di avere un trattamento riabilitativo al di là della storia clinica, della diagnosi e delle cure, ha bisogno di tornare a utilizzare, è tipico la situazione, il quadro clinico dopo un tamponamento. È un trauma cervicale anche in una persona giovane, anzi talvolta nella persona giovane Non ci produce dice l'età. un effetto perfino peggiore di quello e si crea tutto un quadro di contrattura muscolare che talvolta produce anche una compressione di radici nervose, sensoriali e motorie che si trasmettono alla funzione degli arti superiori fino alle mani. Quindi c'è
la rigidità della colonna e dei disturbi alle spalle e agli arti superiori. Deve fare, magari proseguire il trattamento farmacologico per controllare il dolore, però deve fare un trattamento di rieducazione motoria e di recupero della funzione muscolare e magari aiutando questo recupero con una terapia con mezzi fisici, per esempio la tecarterapia o anche la tradizionale radar, perché in realtà radar e tecar sono strumenti che utilizzano un antico strumento terapeutico che è il calore, antichissimo, che in questi casi funziona veramente molto bene. Che differenza c'è fra le due? La radar è un irraggiamento superficiale, quindi un riscaldamento abbastanza superficiale che è efficace in alcune situazioni. La tecar o altri mezzi che precedentemente erano stati sviluppati, ma ora è questa la parola diciamo di uso comune, che sì, però rappresenta quasi bene, di moda, ecco, però funziona molto bene perché è in grado di riscaldare più in profondità il muscolo, quindi quando i muscoli sono abbastanza compatti e significativi come dimensioni, come possono essere i muscoli che sostengono la testa, sì, ha bisogno questi gruppi muscolari hanno bisogno di essere diciamo aiutati anche nelle fibre in profondità, dopodiché è il movimento, è la rieducazione che completa diciamo il recupero, però il riscaldamento è la prima fase spesso indispensabile. Leggo un'altra mail, dottor Giustini, mio padre ha 69 anni, gli è stato diagnosticato un Parkinson 4 anni fa. Da qualche tempo ha difficoltà di movimento con tremore, incertezze e blocchi mentre cammina e sta peggiorando nonostante segua terapie del neurologo. Comincia ad avere anche disturbi di memoria e si agita molto di notte. Oltre a quello che gli è stato già prescritto, chiede consiglio se si possa fare qualcos'altro. Allora, il Parkinson è una situazione molto complessa e molto impegnativa per le persone che purtroppo ne subiscono gli effetti. In questo caso è una delle forme abbastanza giovanili, diciamo. Se beh sì, quattro anni fa, meno di 65 anni. Quindi, insomma. Quindi e sono quelle più giovanili che sono anche quelle a maggior rischio di gravità. Perché il Parkinson ha manifestazioni motorie, la rigidità, il tremore, ma poi ha, specialmente in questi casi, ha manifestazioni neurologiche, corticali, quindi perdita di memoria, disturbi dell'umore, dell'affettività e disturbi anche intellettivi possono esserci. In tutto questo è abbastanza ben controllato da una serie di farmaci abbastanza efficaci. Una cosa va aggiunta, perché il Parkinson tende a immobilizzare la persona. La persona si rende anche conto dei suoi disturbi, del fatto di avere difficoltà, incertezze nel cammino, dell'incertezza dell'equilibrio, di essere è infastidito diciamo dal contatto con gli altri, quindi tende a chiudersi in casa, a stare isolato. Questo aggrava la situazione. Quindi bisogna invece, e se la famiglia se ne vuole occupare, come appunto mandando come sembra, devono stimolarlo a uscire, devono aiutarlo a uscire, devono in qualche volta perfino costringerlo a uscire, però uscire deve essere qualcosa da fare che stimoli, che mantenga anche il cervello in funzione, non solo le gambe, certo, e le braccia. E allora ci sono alcune tecniche di riabilitazione, alcuni training che sono attività occupazionali, motorie e occupazionali, che possono essere periodicamente messe in parallelo con la cura farmacologica e ne rendono ancora più efficace l'effetto. Quindi in palestra, in un ambiente, in un circolo, se aveva abitudine di andare al bar, che vada al bar, che vada dagli amici, che abbia l'occasione per parlare, la memoria si allena come l'esercizio fisico. Se io smetto di avere stimoli per ricordare, mi si riduce come si riduce un muscolo. Certo. Quindi questo è quello che possono fare. Ritornando un po' al discorso che facevamo prima, il fatto che a volte forse è un po' sottovalutata la riabilitazione, a volte si dice che una persona, un po' in là con gli anni, anche se ormai è cambiata anche l'età,
sia inevitabile che abbia dei dolori perché li dà l'età, perché ormai uno si deve abituare a avere i dolori. In realtà forse anche questo è una sottovalutazione. Tutte e due le cose sono vere. In realtà l'invecchiamento produce un invecchiamento delle articolazioni, della elasticità e del tono muscolare, della capacità delle ossa di sostenere il peso, e tutte queste cose, pensiamo per esempio all'osteoporosi, che di per sé può produrre dei dolori. Tutte queste cose vanno considerate come una parte dell'evoluzione della vita, ma non devono essere considerate in modo passivo, deve succedere e lasciamo correre. Bisogna fare tutto quello che si può fare per controllare questa situazione, per ridurre al minimo. L'osteoporosi può essere combattuta con i trattamenti farmacologici e con il movimento, con il carico sulla colonna. I dolori che derivano da contratture muscolari, da rigidità muscolari o da problematiche articolari connesse possono essere combattuti, contrastati da un'attività, da un'igiene motoria, potremmo dire, perché vuol dire un'attività tutti i giorni, anche autonomamente fatta, certo, talvolta guidati dal medico, dal fisioterapista, ma poi anche imparando uno stile di vita, uno stile di movimento. In tutto questo il più grande alleato per questi dolori dell'invecchiamento è l'immobilità. Stare fermi non cura, mai. Tant'è vero che quando c'è da tenere ferma un'articolazione o un segmento osseo perché si è fratturato, ci pensa l'ortopedico a immobilizzarlo. Certo, ma questo sì, ma non deve star fermo l'organismo, il soggetto, perché questo non è mai una cura, tantomeno nei confronti del dolore. Dottore, noi ci fermiamo per la pubblicità, ci vediamo fra pochissimo, sempre qui su Linea Diretta.